Buongiorno, sono Valeria Piccini, la chef del ristorante Caino di Montemerano. Italia Squisita mi ha chiesto di approfondire la pulizia della lepre, quindi questo sarà un video di approfondimento della lavorazione della lepre e accompagnerà naturalmente le preparazioni della pappardella tradizionale e quello della pappardella gourmet. Massimo degli Innocenti è l'esecutore materiale di questa preparazione. Stiamo per vedere la pulizia della lepre e partiamo con il filmato. Innanzitutto ci vuole un tagliere pulito, una bella mannaia, e stacchiamo le zampe della lepre. La testa, che naturalmente sono le parti della lepre che verranno eliminate. Poi, con un coltello che è uno scannino in questo caso, togliamo l'interiora e le mettiamo da parte. Togliamo i grumuli di sangue che eventualmente ci sono dentro al cuore, il grasso che riveste i reni, i rognoncini della lepre, il fiele della lepre se non l'ha già allevato il cacciatore che l'ha pulita. Cos'è il fiele? È la cistifellea, il sacchettino verde attaccato al fegato che è una parte amara. Naturalmente le preparazioni fatte verranno messe in una teglia pulita a parte. Durante tutta questa lavorazione bisogna stare attenti perché nella carne potrebbero esserci dei pallini, quindi vanno tolti, eliminati. Massimo sta staccando come prima cosa le cosce della lepre. In questo caso siamo stati molto fortunati perché le lepri non sono rovinate dai pallini, non sempre arrivano così belle e perfette, qualche volta sono un po' più impallinate e ci ricaviamo un po' meno, però al cacciatore bisogna prenderle comunque. Le ossa vengono naturalmente messe da parte, ha staccato le spalle, sta staccando le selle. Massimo sta guardando nella parte più sanguinolenta se ci sono eventuali pallini. Naturalmente mette da parte perché poi la preparazione non è finita qui. Ha tra le mani una sella della lepre, toglie il grasso in eccesso, la pancia, che è una parte che verrà usata o per il brodo o per macinare. Sta staccando il filetto della lepre, lasciandolo attaccato al lombo, al lombetto. Ecco qua, questa è la parte più pregiata della nostra lepre. Servirà nella ricetta gourmet per fare la tartare, cioè la parte migliore questa. Ecco i due filetti pronti. Il filetto è una parte molto piccola e se si stacca si perde tutto, invece si lascia attaccato alla parte della sella in modo che sia utilizzabile, la parte più pregiata in assoluto. Ecco qua il nostro coscio, con la punta del coltello si sta vicini all'osso, Massimo sta cercando di eliminare tutta la carne dall'osso e ora fa attenzione a togliere una ghiandola importante che è al centro del coscio della lepre, che rilascerebbe un sapore di selvatico un po' sgradevole. Allora, la parte del coscio può essere utilizzata nella ricetta tradizionale per fare i pezzettoni di lepre da lasciare dentro il ragù, anche la tartare, le parti più carnose. Sta pulendo la parte finale della colonna vertebrale dove c'è le costoline. Vedete, stacca bene la carne dallo sterno e quello è un pezzo piuttosto sottile e di poco pregio che verrà naturalmente messo nel brodo o macinato per la pappardella tradizionale. Vedete che però ha lasciato tutte le costoline pulite. Eccole qua. Stacca dalla colonna vertebrale la carne lasciandola attaccata alla costola. Sta staccando con la mannaia tutte le costoline che volendo potrebbero servire anche per fare delle piccole milanesi per un aperitivo. C'è tutta la nostra carne disossata, quindi con le ossa faremo il brodo e nel brodo possiamo
aggiungere le pance, le parti meno pregiate. Poi c'è il coscio, la sella e le spalle che verranno macinate per la pappardella tradizionale. Non si butta niente di questa preparazione, quindi le interiora verranno usate nelle basi del ragù. La lavorazione della pulizia della lepre viene fatta nel bosco, insomma dove viene uccisa la lepre, perché se un pallino ha bucato l'interiora va pulita, insomma immediatamente, non si può lasciar lì, prende degli odori poco gradevoli. Il cacciatore deve avere la pazienza di portare con sé un contenitore pulito dove poter mettere il sangue al momento della pulizia della lepre, perché per fare la preparazione o c'è il sangue o non è la stessa cosa.